sta mezze vacche e mezze porci. Ovviamente non a caso, dato che è stato abituato così. Ma cos'è? Che c'è scritto? Fammi vedere. C'era scritto Olly ti voglio bene. Ma magari esplodi vicino. Oh, che meraviglia! Ma no, c'è no, una forma fallica vicino all'Olly ti voglio bene. Bastezzo di me. Figurate se non si chiamava Checco. Andiamo avanti. Colomuani, lo proviamo in attacco. Aio, questo è un quartacchione. Ragazzi, questo messo a fare l'attaccante singolo è un po' un chiumo. Questo va messo largo a tirare dritto per dritto. Ci va Colomuani, dice: sono io il vostro rigorista con questo 82 di rigori. Ti è. Piedi questa ciabattata centrale. Eh sì, fa un po' fatica quando stoppa il pallone a Segerama. Però vedete, ma poi se l'allunga puro pallone. Ha un controllo palla curioso su Colomuani. Sono perciò alcuni si sono triggerati. Ah, però la quinta stella skill è bella. Vedi che bello sprint boost che... questo va messo largo, cioè, ma chi cazzo? Pure perché si vede che il tiro è fracito, cioè, quando calcia non... si vede che non partono quelle stecche belle decise, tipiche di giocatori con finalizzazione meh. Lancio, lancio. È partuto! Boom, ma pigliate sto guardacchione, tieni. È partuto! Beh, dai. Qui ha finalizzato bene. Allora, onestamente con l'R1 corsa molto bene sto Colomuani. Devo solo realizzare che c'ha 5 stelle skill perché è una cosa che mi fa strano. R1 corsa, sì. Un po' impastato nei cambi di direzione. Vedete, R1 corsa, ten. Una bella spinta, poi purtroppo nei cambi di direzione non dando ce la fa, però. Vedi dritto per dritto come va bello, visto. Cioè, vedete, quando calcia, calcia in maniera marcia. Però a me piace, onesto, penso che me la faccio questa evoluzione perché vedete com'è ignorante. Lo scarto sto portiere. Magari sì. No, attaccante per me questo no, onesto. Mannaggia, su controllo palle in megaten su Colomo. Bravo, qua mi è piaciuto. Ma che sta da fa su Colomani? Ha dei dritti per dritti. Allora, una cosa che mi tilta di sto Colomani è che le skill le fa veramente lente. Dritti per dritti. Boom. Ok, finalmente. Just how we do. Ma vai a fare in culo, Colomuani non segna manco che mana. Ok, qua mi si è piaciuto. Maronna mia. Non sembra male l'R1 e su Colomuani. Non è agilissimo, però dritto per dritto non è male. Quindi, recap di questi giocatori abbiamo provato da ADV. Colomuani, doppia evoluzione Founder, diventa un giocatore dalle stats molto interessanti, ma secondo me c'è da fare delle precisazioni. Allora, è 1,87 m, quindi è alto quanto a Cristiano Ronaldo, 5'4", gran body type e delle gran belle stats, ma senza che ci soffermiamo troppo su
stats. Come si comporta in game? Allora, L1 corsa, quindi sprint boost, doppi passi, molto bene, perché è veloce e ci mette pure il fisico. Una volta che prende un giusto sprint boost, va via bene in velocità. La quinta stella skill lo rende un giocatore molto più imprevedibile e lo aiuta tanto, perché nello stretto è molto pesante per via di questo body type, nonostante la forza non sia chissà qual, però è molto, no, pesante, è legnoso questo. Quindi la velocità è ottima, però vi dovete sprint boostare bene, se no arrancano poco nei primi metri senza sprint boost. La finalizzazione è molto discutibile, perché 86 finalizzazione, 85 potenza tiro, ma non le rispecchia mai nella vita in game, cioè sembra avere 80 di finalizzazione, per come la vedo io. Sbaglia veramente tanti gol. E fa fatica a girarsi spalle alla porta, sempre per via di questa legnosità. Ma considerando la poca finalizzazione e la poca agilità nello stretto, per me lui, essendo molto veloce, a campo aperto deve giocare largo. Quindi COS, COD, esterno, perché c'ha proprio quel modo di portare palla che se l'allunga leggermente ci mette il fisico e va via. Quindi, se lo sbloccate pensando di svoltarla con questo in attacco, a meno che non giochiate contro gente di livello basso, non vi darà grossissime gioie come finalizzatore, però è una carta che ci può stare come doppia evoluzione. Poi non so se si potrà buttare in seguito in altre evoluzioni. Comunque, è un giocatore che ci sta, però non è super OP devastante come mi avevano detto. Ecco, è proprio legnoso. Come stile intesa, gli abbiamo applicato un cacciatore. Volendo, gli potete mettere pure un motore per cercare di boostare un po' di più l'agilità, ma non farai miracoli su una carta del genere. Come voto, per me lui è un 7,5 e niente, ci sta come evoluzione. Ve lo consiglio, sì, però da esterno, onesto. E poi facciamo il punto della situazione anche su Eusebio, dato che me lo chiedete sempre in live, vi ho risposto tante volte, purtroppo non essendoci un video, una cosa, devo ripetere sempre lo stesso discorso, quindi parliamone adesso una volta per tutte di questo Eusebio. Allora, è sicuramente un top player, ok? Partiamo da questo presupposto. Adesso ci saranno molte critiche da parte mia nei confronti di questa carta. Preciso nuovamente che è un top player, non sto dicendo, non dirò assolutamente che è scarso, ma per me ha delle pecche grosse che lo penalizzano. Allora, 4-5, 1,75 m. 1,75 m con un body type leggerino fa sì, innanzitutto, che questo giocatore, da un lato, sia agilissimo, reattivo, palla al piede, spalla alla porta all'interno dell'area di rigore, però sappiate che nonostante anche i bei tratti, essendo così leggero e avendo le gambette, con questo non andate mai via in velocità ai vari Virgil, Blanc e compagnia bella. Mai. Quindi rapido, sì, agile, ma non di certo veloce, per come la vedo io. Quando tira, questo butta giù le porte con tutti e due i piedi. Proprio non c'è manco da discutere sulla finalizzazione di Eusebio. Se la cavicchia con i passaggi, quindi volendo può fare anche il COC, il COS, il COD, però senza la quinta stella skill, capite che è un po'. Me. Lui è un attaccante da utilizzare per lo più in un attacco. E infine andiamo a parlare di quella che è appunto la fisicità. Se voi lo mettete in attacco come si faceva una volta, spalle alla porta su FIFA 20 e compagnia bella, se beccate quelli bravini a difendere, manco bravi, voi con la difesa avanzata, voi con tutta la CPU che c'è, Virgil, Tenne, Kosh, Tand, Blanc pure, farete gran fatica a saltare l'uomo, a meno che l'avversario non vada a vuoto. Questo perché? Perché appena ve lo avvicinano, ve lo spostano, ve lo trapassano, ve lo bullizzano i vari difensori centrali che girano da quelle parti. Qui, finalizzatore eccezionale, però è un giocatore limitato, per come la vedo io, dalla poca fisicità e dal fatto che in velocità non va via a nessuno. Ok? A meno che non vadano a vuoto. Per cui la mia domanda è: perché spendere 2 milioni e 8 per un giocatore che è di base solo un grandissimo finalizzatore, ma non può fare, per dirvi, manco l'esterno come Mbappé? Dici, Mbappé, ti scocci di usarlo in attacco, lo metti largo. No, perché questo non corre e lo spostano tutti i terzi. Quindi
Fate voi, per me non vale mai nella vita 2 milioni e 8 di SBC, non ce li spenderei mai e sono convinto che presto la EA sfornerà delle carte speciali, sgravate OP, con dei playstyle plus, 5 stelle skill che saranno superiori, in my opinion, a questo Eusebio. Questo è quanto. Non ho assolutamente detto che è scarso, ma ho detto che è un giocatore limitato. Come si è intesa, io gli piazzerei un falchetto. Come voto per me lui è un 8 pieno, ma non è un SBC da fare. Ma boh. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete vedere le review. State buoni. A presto.